Ci troviamo a Borgo Tossignano alla Festa del Volontariato, una manifestazione che ogni anno riunisce circa 20 associazioni locali e decine di volontari. Qui sono rappresentate tutte le associazioni, da quelle enogastronomiche a quelle assistenziali a quelle culturali. Questa festa del volontariato credo che sia un'eccellenza del nostro comune, che per fortuna si fa ricordare anche per altre cose. È nata diversi anni fa, è ormai diventato un appuntamento fisso del nostro comune e vuole festeggiare ma anche ringraziare tutti i volontari che a vario titolo lavorano nel nostro comune, sia in forma associativa sia in forma singola. Noi possiamo contare su oltre 21 associazioni di volontariato, 30 volontari singoli, e sono una risorsa indispensabile per il nostro comune sia dal punto di vista delle attività ricreative, sportive, del tempo libero, di supporto agli anziani, ma anche per quanto riguarda la manutenzione del paese. Fare bello il nostro paese è un obiettivo di tutti e i volontari sicuramente fanno un'azione importantissima per l'amministrazione comunale. Una vera ricchezza per il paese, quindi? Beh, direi di sì, abbiamo anche delle ricchezze a Borgo. Risorse umane, laddove a volte quelle economiche scarseggiano un po'. Quello è vero, purtroppo questa non è una fase bellissima per gli enti locali, perché le risorse sono sempre meno, ed è per questo che è fondamentale, sempre maggiormente fondamentale, il lavoro di tutti i cittadini. Come dico io, ognuno che può regalare un po' di tempo al proprio paese dimostra di volere bene al nostro paese e di fare qualcosa di utile per far sì che il paese sia effettivamente di tutti e sia il salotto di tutti. Come stanno andando le vendite di maccheroni? Ma stanno andando abbastanza bene, diciamo, la festa in base alla gente che c'è. Noi faremo circa 40 kg di maccheroni crudi, che diventano poi, e un 20-25 kg di ragù. Ah, però! Cassi ha calcolato che se li vuoi mangiare dei buoni maccheroni, se non sono conditi bene, è roba da ridere. E chi prepara questo buon ragù? Il buon ragù li preparano... viene da una cosa vecchia, dai nostri vecchi, dal 1901, tradizioni che vanno avanti, che insomma ha qualche segreto. Comunque alla fine è tutta carne genuina di maiale e, diciamo, vitellona, roba del genere. Comunque conserva tutta roba genuina, senza tanti artefatti. C'è sempre un piccolo segreto. Beh, però un piccolo segreto ci deve sempre essere, questo non va svelato, perché altrimenti è troppo facile. Bisogna imparare col tempo. Pensi che io già 30 anni che sono in ragù e non me lo fanno ancora fare. Ah, lei non lo fa il ragù? No, lo fanno altri miei colleghi più anziani di me, cioè più anziani, che hanno imparato o sono venuti su proprio con l'arte del ragù. Vado? Quanta polenta avete venduto? Ma l'avremmo venduto adesso di preciso, non lo so, però un 200 razioni sicuramente, 200 vaschette diremmo. Quindi va abbastanza bene la polenta? Sì, adesso la polenta è andata abbastanza bene, non c'è stato quel flusso di gente che ci aspettavamo, però va andata bene così. È andata bene lo stesso? Sì, va bene così. E quanto ragù invece avete cotto? Beh, del ragù ne avevamo fatto 50-60 kg, anche quello che ne rimarrà un po', però sempre meglio stare dal lato dell'abbondante. Patatine avete fritto? 50 kg. Quindi è andato bene? Benissimo. E la piadina è piaciuta? Io sì,
Penso di sì, perché vedo che non arrivano a cuocerla, quindi senz'altro va bene. Infatti vediamo che c'è tantissima fila. Gente ce n'è, la candela di Codrignano piace a tanti, comunque noi avremmo fatto sui 250-260 porzioni. C'è un segreto per fare il garganello alla codrignanese? Un segreto, noi abbiamo un ragù particolare dove le fanno le nostre signore, dove non diamo la ricetta a nessuno, ma non per portare via niente a nessuno, è un nostro segreto. Anche lo quiero estar, yo no puedo olvidar más por tu amor.